Il Re di Pietra, la montagna simbolo delle Alpi Cozie e del Cunese. Insomma, l'avrete capito, oggi parliamo proprio del Monviso. Ciao a tutti, io mi chiamo Alberto e oggi iniziamo un nuovo format sul canale dedicato alla scoperta delle bellezze della nostra provincia di Cuneo, ma non solo, direi della montagna in generale. E non potevamo che iniziare dalla nostra montagna preferita, quindi ovviamente il Monviso. Oggi ti spiegherò tutto quello che devi sapere su questa montagna, che tu sia un appassionato di alpinismo, di escursionismo o un semplice turista. E a fine video ti racconterò qualche aneddoto e curiosità che forse non conoscevi su questa montagna. Prima di iniziare, se non l'hai ancora fatto, ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare la campanella se vuoi essere aggiornato sui prossimi video in uscita come questo. Ti ringrazio molto se lo farai perché è molto importante, non costa nulla ed è un aiuto fondamentale per la crescita del mio canale. Cominciamo! Innanzitutto il Monviso è la montagna più alta del gruppo delle Alpi Cozie, con i suoi 3841 metri e quindi raggiunge un'altezza ragguardevole. Non sarà alta come i 4000 valdostani molto più famosi come il Gran Paradiso, il Monte Bianco o per esempio il massiccio del Monte Rosa, però per esempio è molto più alto di tutte le cime delle Dolomiti, quindi una montagna di tutto rispetto. La fama del Monviso principalmente deriva dalla sua forma piramidale caratteristica e soprattutto dalla sua grande prominenza, infatti è più alto addirittura di oltre 500 metri rispetto alle altre montagne del circondario. Infatti il suo nome deriva dal latino Mons Vesulus, che significa monte visibile da grande distanza. Infatti il Monviso è chiaramente e facilmente visibile da tutto il Cuneese, dal Piemonte, ma non solo, dall'intera pianura padana e addirittura, pensate, nelle giornate più terse è visibile addirittura dalla Toscana, dalla Versilia, appunto. Quindi veramente una montagna particolare come non esistono altre al mondo. La vetta del Monviso è molto molto vicina al confine francese, ma si trova interamente in territorio italiano. Infatti si trova esattamente a cavallo tra le due valli Po e Varaita. E proprio dalle pendici del Monviso abbiamo la sorgente del Po, il fiume più lungo d'Italia, la cui sorgente è situata su un grande pianoro denominato Pian del Re. Questa è forse l'attrazione turistica principale del Monviso perché il Pian del Re è facilmente accessibile anche con l'auto. Infatti nei mesi estivi è aperta la strada che da Crisolo porta proprio in località Pian del Re, dove abbiamo un bellissimo rifugio e anche la sorgente del Po raggiungibile con pochissimi minuti di camminata, quindi una camminata davvero adatta a chiunque. Bene, dopo queste informazioni di carattere generale, ora parliamo dei trekking. Il Monviso offre sicuramente un ventaglio di possibilità escursionistiche davvero enorme. Il percorso e il cammino più importante di tutti sicuramente è il Giro del Monviso, che è un trekking che contorna proprio la montagna facendo interamente il giro intorno ad essa e prevede un cammino di circa 3 giorni per un escursionista normalmente allenato, anche se i più tosti ce la fanno anche in 2 giorni o addirittura uno. Ci sono vari punti di appoggio in questo cammino, sicuramente l'itinerario classico prevede le fermate al rifugio Giacoletti, al Refuge du Viseau in Francia e poi in Valle Varaita al rifugio Vallanta. Ma l'itinerario si può anche allungare o modificare a proprio piacimento, toccando volendo anche gli altri rifugi come il Quintino Sella, il rifugio Alpetto, oppure il rifugio Bagnur che è situato nel bosco di pini cembri più grande in Europa, che sorge proprio all'interno del Parco Naturale del Monviso. Ma non è finita qui, perché il Monviso offre anche una grande varietà di ecosistemi e molto interessanti sicuramente sono i laghetti alpini che sorgono proprio alle pendici di questa montagna. Una camminata sicuramente molto interessante e anche molto semplice è il Giro dei Laghi del Monviso che vi consente di toccare in successione il lago Fiorenza, il lago Chiaretto e il lago Superiore. L'ho effettuata l'anno scorso, questa camminata, e lo potete vedere nel video che vi metto in descrizione. La montagna, come ho appena detto, fa parte dell'omonimo parco, il Parco Naturale del Monviso, quindi siamo in un'area protetta e davvero nelle escursioni potrete ammirare la flora, ma soprattutto la fauna locale. Non è difficile, anzi è quasi sicuro che incontrerete molti stambecchi, soprattutto nei mesi estivi, e pensate potrete addirittura incontrare una specie molto rara che vive solo sotto le pendici del Monviso. Stiamo parlando della salamandra Lanzai. Una salamandra tutta nera che vive appunto nelle torbiere del Monviso, quindi la potrete vedere per esempio nelle zone vicino ai laghi o nelle zone umide. Lo so, non state aspettando altro, vero? Bene, allora adesso parliamo dell'ascensione alla vetta. La storia dell'alpinismo si lega indissolubilmente alla storia del Monviso.
Basti pensare che il rifugio Alpetto, situato proprio alle pendici della montagna, fu il primo rifugio alpino costruito in Italia e i primi tentativi di ascensione alla vetta risalgono a circa metà 1800. Dopo vari tentativi andati a male, la prima ascensione fu quella compiuta da una cordata inglese guidata dall'alpinista William Matthews nel 1861. Pochi anni dopo arrivò la prima cordata italiana nel 1863 guidata dall'allora ministro Quintino Sella, a cui è intitolato il rifugio da cui partono le ascensioni odierne, il rifugio Quintino Sella appunto. Mentre l'anno dopo ci fu la prima donna a salire il Monviso, ovvero Alessandra Boarelli, a cui è intitolato il bivacco delle Forcioline, che si collega alla via normale dal lato della Valle Varaita. E oggi com'è l'ascensione? L'ascensione al Monviso sicuramente non è un'ascensione alpinistica di grande difficoltà tecnica, perché presenta un grado alpinistico quotato PD-. Infatti ogni anno si calcola che oltre 2000 alpinisti scalino questa montagna con successo. Ma attenzione a non sottovalutare questa montagna, perché nonostante comunque non sia richiesto un livello estremo di alpinismo per salire la montagna, ma solo competenze di base, l'ascensione è comunque molto molto faticosa a livello fisico. Se compiuta in giornata siamo oltre i 2200 metri di dislivello, quindi ragionevolmente si spezza sempre in due giorni la salita. Si può pernottare al rifugio Quintino Sella se si sale dalla Valle Po, oppure al bivacco delle Forcioline, bivacco Boarelli, se si sale dalla Valle Varaita. Il Monviso, ahimè, essendo una montagna molto molto frequentata, ha un triste primato, diciamo, è una delle montagne più mortali d'Italia. Calcolate che statisticamente ogni anno purtroppo una o due persone perdono la vita proprio su questa montagna. Non solo, come già detto, per l'elevata frequentazione, ma purtroppo anche per l'inesperienza che talvolta accompagna gli alpinisti meno esperti su questa montagna. Quindi la raccomandazione, se volete salire questa montagna, è di affidarvi una guida alpina se non siete particolarmente esperti o se non conoscete il territorio, o comunque di salire con una persona esperta che abbia già fatto almeno una volta la salita. Per farvi un'idea di massima potete guardare questo video, che è il video di una mia ascensione che ho compiuto all'incirca 2 anni fa. E ora veniamo alle curiosità su questa montagna. Il record di velocità di ascensione di questa montagna è stato battuto relativamente recentemente, nel 2017, da Bernard De Matteis, valligiano della Valle Varaita, con un tempo strabiliante, pensate, 1 ora, 40 minuti e 47 secondi, seguito pochi secondi dopo dal suo fratello Martin De Matteis. È un tempo veramente assurdo se pensate che normalmente un alpinista ben allenato ci mette sicuramente non meno di 6 ore, ma anche 6 ore e mezza, 7, in base alle condizioni del traffico sulla montagna. Invece il record di numero di ascensioni su questa vetta è detenuto dalla guida Quintino Perotti, che salì questa montagna, pensate, ben 749 volte. Un'altra curiosità interessante, se non conoscete il territorio, è che poco distante dal Monviso, sempre all'interno del parco naturale, abbiamo il Buco di Viso. Il Buco di Viso fu il primo traforo alpino, pensate, costruito nel 1480. E collega la Valle Po alla vicina Valle Guil francese. Poco sopra il traforo abbiamo il Colle delle Traversette, un colle che sfiora i 3000 metri, che è legato alla storia, pensate, per una supposizione. Si suppone infatti che Annibale, quando invase l'impero romano, passò proprio le Alpi tramite questo colle, con vicende veramente molto molto turbolente. Ci sono stati diversi studi in passato nella zona per determinare la veridicità di questa supposizione, ma al giorno d'oggi questa ipotesi è priva di fondamento storico. Il Monviso è anche presente nella letteratura e fu citato da grandissimi poeti e artisti del passato. Fu citato da Virgilio nell'Eneide, è contenuto nel Decameron di Boccaccio e persino nella Divina Commedia di Dante. Bene, ahimè, siamo giunti ai saluti, questo era tutto quello che devi sapere, o quasi, per quanto riguarda il Monviso. Spero che il video ti sia piaciuto e che ti sia piaciuto questo format. Se hai altri argomenti che vorresti che io sviluppassi, fammelo sapere nei commenti e non dimenticarti di iscriverti al canale. Alla prossima, ciao ciao!